Un saluto a tutti gli amici di Salvo 5.0, ben ritrovati nella cucina dell'ingrediente in più, dove anche oggi per la nostra rubrica ricette umane andremo a preparare una nuova ricetta. Quest'oggi dimostreremo che è possibile preparare un'ottima frittata anche senza utilizzare le uova. Allora, i nostri ingredienti di oggi sono questi: 120 g di farina di ceci, un pizzico di sale, una puntina di bicarbonato, un po' di pepe nero a piacimento, poi abbiamo 240 ml di acqua, dell'olio extravergine di oliva e poi abbiamo la farcitura della nostra frittata, che qui ovviamente chiunque di noi può usare quello che meglio crede, o comunque anche gli avanzi del pranzo, della cena del giorno prima. Se ci sono avanzate delle verdure o lessate o saltate in padella, possiamo tranquillamente andarle a mettere nella nostra frittata. In questo caso a me sono avanzate delle bietole e degli spinaci saltati in padella con un filo d'olio extravergine d'oliva e della cipolla rossa, che andranno poi a costituire la farcitura della mia frittata. Ho già trasferito la farina di ceci in una ciotola che mi permette di lavorarla in maniera adeguata. Adesso, prima di diluire con acqua, andiamo a mettere il nostro sale. Se le verdure che andremo a mettere sono già salate, ovviamente mettiamo pochissimo, o addirittura possiamo andare anche a non metterlo, il bicarbonato e un pizzico di pepe nero a chi piace. Ok, amalgamiamo e adesso andiamo a versare l'acqua poco alla volta, poi con la nostra frusta mescoliamo per bene per evitare che si formino grumi. La proporzione tra farina di ceci ed acqua deve essere sempre di 1 a 2. Io in questo caso ho usato 120 di farina di ceci, 120 grammi ovviamente, e 240 ml di acqua, perché ovviamente andrò ad usare una padella non troppo grande, credo che siano 24 o 26 cm di diametro. Dopo andiamo a verificare, di modo che la frittata abbia anche la giusta altezza. La pastella è pronta. Adesso, prima di farcirla con la nostra verdura, è consigliabile farla riposare da un minimo di un'ora ad un massimo di 6 ore. Se volete potete anche farla riposare in frigorifero, ma è indifferente, potete lasciarla anche a temperatura ambiente. Più la pastella riposa, meglio sarà la resa finale della nostra frittata. La nostra pastella ha riposato a sufficienza e quindi adesso andiamo a mettere una parte delle nostre verdure, in questo caso, come avevo già spiegato, un mix di bietola e spinaci lessati, poi ripassati in padella con un filo d'olio e della cipolla rossa. Andiamo a metterlo nella nostra pastella.
Ecco qua, abbiamo amalgamato bene e adesso l'impasto per la nostra frittata è pronto. Ho già provveduto a mettere dentro la nostra padella un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Adesso vado ad accendere il fuoco ed attendiamo che l'olio si scaldi prima di andare a versare la pastella. Ok, l'olio è caldo, andiamo a versare il nostro impasto in padella. Un po'. Lasciamo cuocere la nostra frittata a fiamma moderata. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di usare una padella perfettamente antiaderente per evitare che l'impasto si attacchi al fondo della padella e poi ci renderebbe molto difficile andare a girarla. Come vedete, i bordi della nostra frittata iniziano a sfrigolare. Quando saranno trascorsi circa 10 minuti, potremo andare a girarla. Adesso possiamo girare la nostra frittata. Per regolarci sui tempi di cottura della nostra frittata, diciamo che dal momento in cui abbiamo versato l'impasto nella padella, vedremo che dopo circa una decina di minuti, poi dipende ovviamente anche dalla fiamma, dalla grandezza del fornello, però indicativamente dopo 10 minuti andremo a verificare con la nostra spatola che i bordi della frittata inizieranno a staccarsi dalla padella. E piano piano si staccherà anche tutta la frittata. Se alcuni punti dovessero essere ancora attaccati, potremo procedere noi con la spatolina ad andare a staccarli. A questo punto potremo girare la nostra frittata, di conseguenza il tempo di cottura dell'altro lato sarà identico a quello della prima parte. Ovviamente girare la nostra frittata può rivelarsi a volte un'impresa anche abbastanza difficile, questo ovviamente dipende dalla grandezza della frittata e della padella di conseguenza. In questo caso io sono riuscita a girarla con un movimento di polso, ma anche perché abbiamo usato una padella di dimensioni abbastanza ridotte. Altrimenti possiamo tranquillamente aiutarci con un piatto o con un coperchio sopra la padella, andiamo a girare. E poi ci aiutiamo per girarla dall'altro lato. Ecco qua, finalmente la nostra frittata di ceci pronta per essere servita. Tra l'altro, se volete un parere sul gusto, potete chiedere anche a Salvo, che ha avuto la possibilità di assaggiarla proprio a casa mia qualche giorno fa. È tutto per oggi, per la ricetta di oggi. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata e vi mando un saluto. A presto dall'ingrediente in più.